Eccoci, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Alessio, Giacinto, come stai? benissimo, grazie dell'invito. È bello, insomma, essere con voi. Non fotografate perché. Madonna, è un sacco di tempo che non ci vediamo, mannaggia, mannaggia. Non ci vediamo almeno da 3 anni, credo, però io ho vivo il ricordo. Sì, ma credo che eravamo a Monte Carlo l'ultima volta, quindi anche in un bel posto, secondo Eh me. beh, insomma, non ci facevamo mancare niente, erano i tempi in cui. Assolutamente, assolutamente. Bello, 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 fantastico, Giacinto. Senti, sei super impegnato, ti ringrazio della presenza qua, ti faccio i complimenti, ti ho visto alle Iene, fantastico. E vabbè, È stata dura, però ne siamo venuti fuori vivi. Insomma, stavolta le Iene non ci hanno addentati. Eh no, infatti, bisogna stare attenti con le linee. Comunque, io ti ringrazio del tuo tempo preziosissimo. So che sei super impegnato. Poi in questo periodo stai organizzando una cosa fighissima di cui parliamo magari anche più tardi. Adesso io parto subito così. Partiamo belli lanciati, così ti presenti un attimo, racconta ai miei amici, in questo caso fotografi, ma anche non, perché ho scoperto di essere partito sul mio profilo. E che però non è quello dei fotografi, è quello generico, quindi ti vedrà anche qualche mio amico, ma magari così, poi lo tolgo dopo e verrà caricato nel canale Telegram. E quindi. Meglio così, meglio così. Beh, insomma, per chi non mi conosce, qualche anno fa, era febbraio 2019, abbiamo lanciato la prima puntata di un podcast che appunto si chiama Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e ci siamo dati l'obiettivo, Alessio, di raccontare i benefici delle soluzioni di intelligenza artificiale a manager, imprenditori, professionisti come voi, che ogni giorno hanno davanti sfide sempre nuove, sempre più importanti, e che a volte non sanno come venirne fuori e non sanno nemmeno quali sono gli strumenti che possono aiutarli. Ecco, con quel podcast nel 2019 siamo nati come progetto. Di lì sono passati circa 350 episodi ogni lunedì e quindi la nostra community è cresciuta tantissimo. Siamo al momento oltre 25.000 imprenditori, dai grandi brand, ma tantissime PMI che seguono i nostri contenuti e che noi speriamo possano aiutarli a prendere la decisione di incuriosirsi, un po' come hai fatto tu, che sei una persona curiosa, e il tuo gruppo, rispetto a questa tecnologia. Bene, grazie Giacinto. Tra l'altro, sei partito quando ancora si parlava poco di questo tema, ne parlavamo anche noi, ci si incontrava, però era un tema un po' visto un po' che è sta roba, ma che sarà mai? E poi negli ultimi tempi è un po' esplosa questa roba, no? È E vero, forse è vero. anche molto velocemente, tra l'altro, perché si parla di mesi nel quale anche nel nostro settore si è cominciato a parlare tutti di questo tema, ma veramente Eh in beh, pochissimi mesi. il vostro è un settore che sicuramente, insomma, viene parecchio preso in considerazione dalle nuove tecnologie, dagli ultimi rilasci che le grandi aziende hanno effettuato. Ma sai cosa? È un po' come quando viene fuori qualcosa di nuovo, una tecnologia cosiddetta disruptive, no? Quelle tecnologie che tendono a cambiare le cose nel corso della storia dell'uomo. E finché non c'è l'applicazione giusta che la rende digeribile dalla maggior parte delle persone, è come se restasse lì, no? In un cantuccio a disposizione solo di alcuni grandi brand, di alcuni grandi manager che possono investire, non perché sono più bravi degli altri, ma possono investire tanti soldi per sperimentare queste tecnologie. Oggi, 2023, non è più così, oggi c'è la possibilità di affrontare un progetto con l'intelligenza artificiale, avendo a disposizione anche risorse abbastanza limitate. In Italia ci sono oltre 500 aziende che producono soluzioni di intelligenza artificiale pronte all'uso e notiamo quello che stiamo notando in questi mesi, da novembre ad oggi, che c'è sempre maggiore attenzione da parte delle imprese. E qui è un po' come quando l'imprenditore o il manager deve prendersi direttamente la responsabilità, no, di fare un cambiamento all'interno dell'azienda. Pensiamo a questo manager all'interno di un'azienda che l'azienda sta andando, quindi insomma non è che ci siano problemi. Qualcuno gli racconta dell'intelligenza artificiale e dice: ma chissà, mi prendo il rischio di adottare questa tecnologia?
Purtroppo la maggior parte dei manager questo rischio non lo prendono, e quindi preferivano stare lì alla finestra ad osservare che le cose succedessero. Oggi, anche grazie alle Iene, insomma, che con quel servizio proprio ha sdoganato il concetto delle AI a livello nazionale, oggi non è più così lontano dalla maggior parte di noi. Beh, sì, loro diciamo cavalcano sempre l'onda del tema del momento, quindi anche senza di loro sicuramente si sarebbe fatto un bel che di parlare. Tant'è vero che il tuo grande evento che stai organizzando, che ci sarà a breve, coinvolge dei numeri che sono pre-Iene, quindi diciamo che loro hanno messo la ciliegina, ma la torta il pasticcere sei tu, dai. Ti ringrazio per l'assist. Beh, noi insomma effettivamente non ci rendiamo conto di come poi nel tempo le cose succedono e di quali siano gli effetti di ogni singola cosa. In realtà noi siamo al quarto anno della AI Week, che è la settimana dell'intelligenza artificiale italiana. 4 anni fa, quando l'abbiamo pensata, non c'era nemmeno un evento in Italia che facesse dei numeri degni di essere considerati. Erano tutte piccole conferenze in cui i professori parlavano ad altri professori che avrebbero parlato ad altri professori, e quindi restava sempre nell'ambito accademico, ma non entrava nelle imprese. La sfida per noi è stata veramente dura. Con il mio socio Pasquale ce lo diciamo sempre, che ci siamo messi sulle nostre spalle una croce bella pesante, quella della divulgazione su questa tematica. Però oggi siamo fiduciosi e ti posso dare qualche anticipazione di numero. A Rimini ci saranno 1000 imprenditori, manager, professionisti, da dentisti a fotografi, a manager di grandi aziende multinazionali, da Google a Facebook, TikTok, Ferrari, ma ripeto, molte anche PMI, che sono quelle che piacciono a noi, che vengono lì a Rimini in 2 giornate a vivere in pieno tipo 150 speech. Cioè, davvero c'è l'imbarazzo della scelta su quale argomento voler seguire, se è il mondo del marketing o nei processi o nella manutenzione o nella creatività, nella generative AI, che sicuramente è quella che interessa di più a voi. Siamo veramente molto, molto contenti e non vediamo l'ora che arrivi. Guarda, voglio mettere il sito, giusto per andare a vedere, iweek.it, giusto? Esatto, sì. Ok, così almeno rimane impresso per qualche minuto e per chi vuole anche andarsi a vedere un po' il sito, che è veramente, lo guardavo prima, e infatti ho copiato i numeri su un mio post di un'ora fa. No, sai cosa, Alessio? Poi, dato che è la settimana, alcuni giustamente poi quando diciamo il 20 e il 21 aprile dice: ma perché una settimana se sono 2 giorni? In realtà è una settimana, perché i 3 giorni precedenti, il 17, 18 e 19 aprile, stiamo registrando in questo set che vedete gli use case che le aziende produttrici di AI ci stanno raccontando. Quindi stiamo sentendo gli use case di Autostrade per l'Italia, piuttosto che di Rina, dell'acciaieria, piuttosto che delle banche, o di PMI che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, ce lo stanno raccontando con quali risultati stanno portando a casa questi progetti. E in questi 3 giorni ci saranno, tipo, li contavo prima, 100 e passa use case realizzati dalle aziende. Non c'è in nessun posto, credo, di Europa una raccolta così dettagliata di contenuti pre-evento, che poi l'obiettivo è quello, no? Fare in modo che poi chi arriva a Rimini arrivi preparato, sapendo cosa sta incontrando in quei 2 giorni a Rimini, perché quei 2 giorni devono essere 2 giorni di business, devono essere 2 giorni in cui la domanda incontra l'offerta, proprio quasi uno scontro frontale, perché debbano nascere nuove idee, nuove opportunità di business. E il nostro obiettivo per cui siamo nati nel 2019 è accelerare la domanda di queste soluzioni, non l'offerta, accelerare la domanda, perché davvero un progetto di AI all'interno di una PMI italiana può valere molto di più di un progetto di finanza agevolata. Noi lo stiamo verificando sulla nostra pelle. Abbiamo utilizzato le AI all'interno del nostro evento, perché sarà le AI a creare il matching tra domanda e offerta. Tra una settimana daremo in pasto al nostro algoritmo le liste dei partecipanti con la lista dei fornitori, e ne verranno fuori delle belle, ne siamo sicuri. Cioè, quindi si potranno incontrare persone dove un algoritmo ha detto: forse è il caso che vi vediate. Meraviglioso.
chiedo una cosa all'utenza, a chi segue. Allora, io vedo Giacinto un po' squadrettato, ma secondo me è la mia linea. Su Facebook si vede bene e su YouTube, se siamo andati su YouTube non lo so, però perché vorrei dei feedback. Quindi scrivete e scrivete anche chi siete, perché non vedo i nomi, vedo solo il commento, così almeno possiamo salutarvi uno per uno. Che ci fa piacere, insomma, e l'algoritmo lavora perché vede tanti bei commenti, anche facciamo due lavori in uno. Allora, ecco, si vede bene, prima un po' meno, però l'importante è che si ascolti, tanto né io né te facciamo i fotomodelli, quindi possiamo anche lasciare fare il assolutamente si deve sentire bene, quindi diteci se si sente bene. Giacinto, ti faccio qualche altra domanda. Allora, intanto la iWeek, ricordaci le date per chi volesse. 20-21 aprile, Pala Congressi di Rimini, dove ci aspettiamo un sole che ci bacerà, speriamo, incrociamo le dita. Insomma, sì, queste sono le date. È online 17, 18 e 19 di aprile sulla nostra piattaforma che si chiama iPlay.it. Fantastico, bene. Allora, qualche altra domanda che mi avevano anche fatto, tra l'altro. Allora, tu hai detto, l'hai spiegata semplice, il tuo podcast, no? Allora, per chi si avvicina adesso, no? Sente parlare, spiegacela semplice, in due minuti, dai. Ma anche meno, perché è molto semplice. Guarda, io il confronto che faccio sempre è con lo smartphone. Qualche tempo fa, quando gli smartphone non esistevano, non riuscivamo a comprenderne quali potessero essere le potenzialità, e quello che riuscivamo a fare tutti quanti era alzare il telefono e chiamare, la cosa più semplice, o al massimo qualche SMS. Quello che oggi per l'intelligenza artificiale è sbloccare il tuo smartphone con il tuo volto, lo fa un'intelligenza artificiale quello, o piuttosto suggerirti un contenuto da vedere all'interno di YouTube o sulla piattaforma Netflix di condivisione dei video. Sono sistemi informatici, sono dei sistemi intelligenti, nel senso che riescono a simulare l'intelligenza umana, ma ancora non ne sono così capaci, utilizzando i dati. Utilizzando dati di addestramento cosiddetti, un po' come faremmo con un nostro amico fidato, un cane piuttosto che un gatto, o come faremmo con nostro figlio, per fare in modo che lui possa apprendere come essere, come esistere al nostro mondo, gli facciamo vedere degli esempi. Gli mostriamo le foto dei gatti per fargli distinguere che cos'è un gatto da un cane. Beh, c'è una differenza però. A un bambino basteranno 10 immagini per apprenderlo, a un sistema di intelligenza artificiale probabilmente gliene servono 10.000 per imparare le differenze tra un cane e un gatto. L'intelligenza artificiale, da questo punto di vista, può essere utilizzata davvero ovunque. L'importante è che ci siano dati da fargli analizzare, in cui questo sistema riesce a trovare somiglianze, quindi riesce ad aggregare le cose che sembrano a voi non sembrano uguali, ma lui riesce a trovare un trade union per dire tutte queste cose sembrano uguali, le metto da parte, e poi se tu, essere umano, a dire ah, sai che avevi ragione, probabilmente da questo posso tirare qualche informazione in più. Riesce quindi a classificare grandi informazioni. Immagina di ricevere 20 email al giorno e un sistema in automatico, oltre a dirti se si tratta di uno spam, di una promozione o di qualcosa di principale, sto pensando a Gmail, magari ti dice anche una sintesi di quello che c'è scritto dentro, te la classifica come un ticket di assistenza tecnica di un tuo cliente, piuttosto che una richiesta di una fattura, perché il cliente ha richiesto una fattura e così via. E sono sistemi che aiutano l'uomo a vivere meglio all'interno dell'azienda, come se fosse un collega in più accanto a te, un po' antipatichello perché le sa tutte, quindi insomma questa cosa un po' ogni tanto ci dà fastidio, però oggettivamente ci aiuta, lasciamolo fare. Beh, indubbiamente è interessante, perché noi in un esempio legato all'amico, la persona può assimilare tante informazioni, però non potrà mai assimilare tutte le informazioni di tutti gli argomenti di tutto il mondo. O magari qualcosa ci dimentichiamo anche. Questa, una volta che le ha in pancia, non le dimentica più, quindi saranno sempre ripescabili e lavorabili. Quindi sarà un sistema che si autoalimenta, cresce, impara, e secondo me impara molto velocemente, perché abbiamo visto quanto è migliorato in pochi mesi quello. Assolutamente. Poi gli strumenti che usiamo già tutti, da ChatGPT piuttosto che anche i software per l'elaborazione delle immagini o la creazione delle immagini. E qui ci sono un po' di domande, perché vogliamo arrivare anche un po' al tema che interessa alla nostra community, no?
Allora, intanto gli scenari futuri, se sono prevedibili, e magari potenzialità e pericoli di questo tipo di tecnologia. In generale, o sul mondo della genetica? Ah, Dai, poi nello in generale. specifico, anche legata al nostro lavoro sicuramente, però è bello anche avere un occhio più alto, visto che del nostro lavoro ne parleremo tanto, però avere una persona come te che vede le cose un po' più dall'alto ci serve un po' per capire le cose, che a volte ci si vede un Assolutamente. po' in mezzo ai piedi, invece di guardare un po' più in alto. Certo. Allora, mi piace raccontare così gli scenari futuri delle AI. Io immagino le AI applicata sui grandi temi. Lì ci può dare veramente una grande mano, Alessio, perché le AI applicata al mondo dell'ambiente, cioè darci una mano a trovare le soluzioni giuste. Perché non siamo capaci noi esseri umani di vivere in un modo sostenibile? Beh, l'intelligenza artificiale, con l'elaborazione importante che fa dei dati che gli giungono in tempo reale, possono darci dei suggerimenti. Possono dare suggerimenti ai governi locali, nazionali, europei rispetto alle iniziative legislative da prendere. Sono in grado oggi, in base all'analisi che fanno dei dati, grazie al machine learning, di poter dare un suggerimento all'Unione Europea. E lo sentiremo durante l'AI Week, si parlerà anche di AI Act, che è l'atto ufficiale europeo, il regolamento ufficiale europeo che è stato rilasciato in parte, ma a breve avrà anche ulteriori modifiche, all'interno del quale si parla molto di intelligenza artificiale applicata ai grandi temi, tra cui questo è uno importante. Ancora, le AI applicate al mondo della sanità, della salute e del life science è la cosa che più mi appassiona. Riuscire a creare sistemi che possono aiutare i ricercatori a trovare soluzioni per le malattie rare è qualcosa che sicuramente le AI, su cui le AI darà sicuramente una grande mano. Perché sapete, oggi c'è un problema nella ricerca scientifica su quelle malattie. Sono poche le persone ammalate. E dato che ci sono oggi sistemi che creano dati sintetici, quindi dati simulati rispetto ad un evento, si può riuscire ad accelerare in maniera incredibile la ricerca scientifica sulle malattie rare. Ancora, l'utilizzo delle AI nell'esplorazione del nostro universo, qualcosa su cui noi esseri umani puntiamo sempre, alziamo sempre ogni sera quando possiamo il naso verso le stelle. Beh, oggi ci sono sistemi capaci di guardare molto, di scattare, di scandagliare molto il nostro universo. Servono sistemi intelligenti che siano in grado di analizzare queste immagini, questa grande mole di immagini, di trovare informazione all'interno di quelle immagini. Sono sicuro che le AI anche in questo ci aiuterà tantissimo. Orlando. Quindi, insomma, ritengo che gli scenari futuribili sono davvero importanti. I rischi ce ne sono, il rischio più importante è la non conoscenza di questa tecnologia. Io sento sempre più spesso intervistate in televisioni nazionali, docenti universitari, scienziati che mettono sempre in allarme la gente rispetto a questa tecnologia. Non è l'approccio giusto. C'è bisogno di persone meno positive di noi, meno entusiaste di noi di sicuro, che siano attente alle regole e ai regolamenti, ma spaventare le persone rispetto alle potenzialità e ai rischi di questa tecnologia mi sembra qualcosa di davvero anacronistico. C'è bisogno invece di instillare fiducia, conoscenza, c'è bisogno che lo Stato e le scuole inizino ad investire soprattutto nei giovani per far comprendere quali sono le potenzialità di queste AI. Quindi il rischio più grande è la non conoscenza. Questo è il rischio più grande che vedo. Tra l'altro, quello che hai detto, guarda, mi ha colpito moltissimo l'aspetto dei dati, no? Che è quello poi su cui si basa l'intelligenza artificiale. L'uomo ha le emozioni. E quindi, se tu metti due persone di fronte che hanno due opinioni diverse, i dati non hanno opinioni. I dati fanno dei calcoli. Quindi, se tu dici l'ambiente, se facciamo questo, non arriviamo oltre 50 anni di vita, cioè noi moriamo tutti, ma è la Certo. tua. No, ma è la mia, lì no, si fa tribuna politica, no? Con i dati, l'intelligenza artificiale uno può dire che ha sbagliato e voglia, però intanto fa un calcolo matematico sugli scenari, quindi è molto interessante. Invece, andando un pochino più Assolutamente. sul terreno, ci saranno anche delle attività che nasceranno, delle attività che verranno implementate e delle attività che moriranno. Indubbiamente, io questo è un po' come co noi con i fotografi. Tu hai fatto un discorso all'inizio e lo condivido con te, che è quello del restare a guardare oppure cercare perlomeno di capire. Perché
perché quello che succederà è oltre la nostra forse immaginazione, ma anche oltre la nostra portata. Cioè io non posso cambiare quello che succederà, posso cambiare come usare. Kodak è morta col digitale e l'avevano inventato loro. Cioè, questo è un esempio che noi fotografi conosciamo molto bene. E ci sono i fotografi che col digitale non si sono trasformati e hanno chiuso anche la loro piccola attività, però Kodak è stato il caso eclatante, è lo specchio di quello che pensavano in molti. Quindi ci sarà da divertirsi. Una cosa che ti voglio chiedere e che ho notato, ma dimmi se mi sbaglio, è che qui noi stiamo facendo i ragionamenti, ma mentre parliamo questa cosa cresce in un modo... mentre stiamo facendo la diretta, cioè quasi, perché parlavo stamani con alcuni proprio in vista di questa live con te e dicevo, tu che la usi già? Perché io ancora non sto usando per le immagini questa cosa, sto un po' guardando, vedi chiamo, invece di stare nei salottini dei fotografi a chiacchierare, ho detto, io chiamo uno che ne sa. Perché poi dopo tutti hanno le emozioni, no? Quindi per me perderemo e vinceremo, io lo sto già usando, io lo sto quindi... Però quello che è il ragionamento è la velocità è impressionante, perché se prima, quando è uscito il digitale, noi fotografi la trasformazione l'abbiamo fatta in qualche anno, perché uscivano le prime fotocamere 2 megapixel e tu dicevi non raggiungeremo mai la qualità della pellicola, no? E poi ci sono voluti anni per arrivare a una qualità veramente, adesso l'ha superata per certi versi, e qui invece mi sembra di vedere, ieri mattina c'era l'immagine con la mano brutta e ieri sera la mano era già buona, perché ma è pazzesca, cioè... è ovvio, perché sempre più persone utilizzano questi sistemi, sempre più persone danno suggerimenti e feedback ai sistemi intelligenti, che è la cosa più importante, perché l'apprendimento anche per l'essere umano funziona molto con il rinforzo, stessa cosa con gli algoritmi di intelligenza artificiale, più vengono utilizzati e più migliorano. Io il suggerimento che mi sento di dare è, anzi, parto da una situazione dello stato dell'arte, qual è? Prendiamo consapevolezza del fatto che queste tecnologie sono solo agli albori e ne vedremo delle belle nei prossimi anni. Quindi se parto da questo presupposto, non mi lascio spaventare, abbraccio l'innovazione e il cambiamento, il suggerimento che mi sento di dare ai tuoi colleghi, alle persone che sono appassionate di fotografia, lo fanno per mestiere, è di iniziare a guardare questi sistemi come dei sistemi da utilizzare ogni giorno. Per cui bisogna inventarsi un nuovo modo di fare il mestiere. Con molta probabilità a breve verranno fuori dei sistemi, magari di Adobe, dove caricando su una foto scattata da te, quindi la parte tua come fotografo ci sarà sicuramente, puoi modificare la tua foto utilizzando l'intelligenza artificiale. E allora significa che il lavoro del fotografo, la creatività del fotografo è garantita al 100%, perché lo scatto l'hai tirato tu, ma ti lasci aiutare, come ti dicevo all'inizio, no? Da quel collega che ne sa tutte in termini di luminosità, contrasto, saturazione, sono termini che conosco, basta, non ne so più, per tirar fuori qualcosa di esclusivo, utilizzato anche grazie all'intelligenza artificiale. Guarda, io ti dico, ho visto dei commenti, perché ci sono già un paio di gruppi molto attivi in questo, perché poi quando c'è una novità c'è chi si tuffa, c'è chi... È voglia. Io ho visto che ci sono delle diatribe, no? Di chiacchiere, perché poi si fanno anche chiacchiere su questo, al di là del mestiere del fotografo, sarà più utile, non sarà utile, ma questo è sempre esistito quando ci sono le novità. È stato bello perché qualunque cosa tu pensi, dici, sì, però questo è adesso, magari domani non è più così, no? Cioè, perché l'esempio è, sì, però adesso hai mai provato a farne una? È complicatissimo. Poi il giorno dopo è un po' meno complicato. Il giorno dopo è bellissimo. Quindi è incredibile questa roba qui. Quindi tutto quello che viene detto oggi, domattina, può essere sicuramente stravolto e smentito, come ad esempio il discorso che per creare le immagini bisogna dare gli input giusti, e tu dici, però se sbagli gli input il risultato è diverso. Vero, però tu vai su ChatGPT e gli dici, dammi degli input, suggerisci, e quindi con un'intelligenza artificiale alimenti l'altra. Ci sono già dei video in inglese che girano su questo, no? Ah, non conosco i prompt da inserire. Ah, vabbè, lo chiedo a ChatGPT, me li crea lui. Quindi, ora io parlo di cose da ignorante perché ancora non sono dentro. No, no, no,
Ci hai preso in pieno, ma tra l'altro noi non ci aspettavamo che GPT-4 venisse fuori con così tanta rapidità, una notizia di 10 giorni fa, nessuno l'aveva anticipato e Microsoft viene tira fuori la versione numero 4, magari hanno già pronta la decima e tra qualche settimana ci stupiscono ancora, quindi è un mercato in cui adesso non c'è più soltanto la speculazione iniziale degli investitori che provano a portare a casa il risultato economico. Adesso il mercato è in fermento e ci sono tante aziende, noi stiamo vedendo, che stanno nascendo grazie a questi sistemi, nuove esperienze, nuove iniziative. Sicuramente nasceranno nuove aziende valutate miliardi nei prossimi mesi o nel prossimo anno, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale. Io di questo ne sono certo. Ora il tema è, si stanno buttando, perché anche con la fotografia Adobe sta rincorrendo, Microsoft, tutti. Assolutamente. Molto interessante. Giacinto, guarda, io non ti tengo altro perché avevo detto mezz'ora, siamo a 28. L'unica cosa vorrei, ricordaci il nome del podcast, così ti faccio il podcast è questo qua, Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, lo trovate su tutte le piattaforme. Tra l'altro in queste settimane stiamo pubblicando un po' di interviste a quelli che saranno gli ospiti della AI Week, quindi insomma, se non riuscite a prendere il biglietto, perché tra l'altro siamo quasi sold out, magari ascoltate lì, trovate qualcosa di interessante. Perfetto, e poi ci vediamo alla Week, se non sarà quest'anno sarà l'anno prossimo, e ci promettiamo una live magari tra 6 mesi, 8 mesi e vediamo che cosa sarà successo, perché né io né te, per quanto tu super esperto, non lo possiamo sapere. Assolutamente, okay. Assolutamente. Appuntamento tra qualche mese. Grazie a voi. A tutti, è un argomento vastissimo, ne vedremo delle belle, ragazzi, ci sarà da ridere o da piangere, chi lo sa. Un abbraccio a tutti. E ci vediamo prestissimo. Grazie mille. Ciao ragazzi, ciao ciao. Complimenti, ciao ciao.